Ciao, sono John, che però è anche un pirata, che però è anche un altro personaggio che non possiamo dirvi. E il mio personaggio è un personaggio che mi hanno detto essere molto bello. Faccio il cane, Nana, l'attore cane. Io sono un attore cane, e che sarebbe poi la balia apparente dei piccoli. L'ombra di Peter Pan, quindi proprio l'ombra di Peter Pan, che non fa niente se non fare l'ombra di Peter Pan, quindi non ha battute se non quando Peter Pan si sbaglia, e quindi dico le battute al posto suo, ma è giusto poco. E poi faccio anche il pirata Stark. No, Stark quello era Iron Man. Starkey, il pirata Starkey. Questi sono i personaggi che io interpreto. Ciao, io sono Trilli, no, non è vero, sono Annie. E tra le altre cose, perché poi sono anche Liza e la mamma dei bimbi. Scusate. Dunque, io faccio il coccodrillo. Ma non solo faccio il coccodrillo, insomma, faccio vari personaggi, ecco, come il fratellino di Wendy o la sirenetta, vabbè, insomma, l'elenco è lungo, ecco. Io sono Fabio, sono il tecnico audio luci della compagnia che l'ha seguita anche in Che disastro di commedia, o meglio in Delitto a Villa Haversham, e torna a sostenere questa compagnia teatrale per la messa in scena di Peter Pan. Consapevole che sicuramente anche qui qualcosa andrà storto, però non del tutto consapevole appunto fino in fondo del disastro che succederà anche in Peter Pan. La mia Wendy è una Wendy un po' più particolare, una Wendy un po' più frizzante della versione originale perché è interpretata da Sandra. Sandra, che è la prima attrice di questa compagnia amatoriale, che si sente molto diva, molto superstar, e quindi è una Wendy un po' più maliziosa, ecco, un po' più prima attrice. E ne farà tante, ne farà veramente, veramente tante. Beh, il mio capitanuccino, come descrivertelo? Quando cominceremo le prove te lo descriverò. Scherzo, scherzo. È uno che punta in alto però. Allora, il mio Peter Pan sarà diverso da quello classico che siamo abituati a vedere nel cartone, nel film, perché ovviamente non sarà esattamente centrato. Sarà un po' pasticcione, succederanno delle cose che non andranno esattamente come avevamo previsto e quindi farà di necessità virtù.